Nel cuore dell'antica Elea, intorno al 490 avanti Cristo, nacque Zenone, un giovane destinato a sfidare il mondo con il potere del pensiero. Crescendo all'ombra del suo maestro Parmenide, Zenone sviluppò una mente affilata come una lama. Nella scuola di Parmenide, il giovane Zenone iniziò a interrogarsi su tutto ciò che lo circondava: il movimento, il tempo, la realtà. Con un sorriso enigmatico, Zenone cominciò a crearsi i suoi celebri paradossi, concetti che mettono alla prova la logica più ferrea. Il primo paradosso? Achille e la tartaruga. Achille, per quanto veloce, non potrà mai raggiungere una tartaruga che ha un piccolo vantaggio iniziale. Ogni volta che Achille colma parte della distanza, la tartaruga avanza un po' di più, rendendo impossibile il sorpasso. Zenone elaborò anche il paradosso della freccia. Secondo lui, una freccia in volo in ogni istante è ferma in un punto preciso. Se in ogni istante la freccia è ferma, come può muoversi? Un'idea che sfidava il senso comune. Con questi paradossi, Zenone difendeva la dottrina di Parmenide. La realtà è unica, immutabile e indivisibile. Ciò che percepiamo come movimento e cambiamento è solo un'illusione. Il suo metodo dialettico metteva in difficoltà anche i pensatori più brillanti, smontando le loro argomentazioni con rigore logico. La sua influenza raggiunse Platone e Aristotele, che si confrontarono con i suoi paradossi per sviluppare nuove idee filosofiche. Gran parte degli scritti di Zenone è andata perduta. Ma i suoi paradossi sono sopravvissuti grazie agli scritti di altri filosofi. Zenone non fu solo un filosofo teorico, ma anche un uomo politicamente impegnato, che difese con ardore l'indipendenza di Elea. Alcune fonti riportano che la sua vita terminò eroicamente, rifiutando di tradire i suoi ideali di fronte alla tirannia. Oggi Zenone è ricordato come uno dei più grandi pensatori dell'antica Grecia, la cui eredità, basata sul rigore logico e sugli enigmatici paradossi, continua a stimolare riflessioni su concetti come il tempo, lo spazio e il movimento, invitandoci a esplorare la realtà con una mente aperta e curiosa.